Ciao ragazzi, ci troviamo a Milano, siamo alla Day Trading Week Challenge, che è un evento che facciamo due volte all'anno. Una settimana ci rinchiudiamo dentro un appartamento, quattro trader che si sfidano a colpi di trade, quindi ad operazioni in tempo reale con capitale reale sui mercati finanziari, mentre condivideranno in diretta la loro operatività insieme a tutti voi che siete a casa. Venite con me! Come prima cosa vi presento i quattro sfidanti, cominciando da lui. Il nostro ciao, nuovo acquisto. Marco ha 41 anni, trader da 5. Arriva veramente da tutt'altro. Nella vita lavorativa precedente era infatti un musicista. Sì, ho mollato l'università per dedicarmi alla musica, sì. Qual era il tuo strumento? Chitarra, jazz. E poi il click che ti ha fatto abbandonare la musica per dedicarti al trading? Grazie ad un video promozionale su YouTube. Un video di un broker, tra l'altro di CFD, qualcosa di molto molto losco. Molto losco, che però mi ha dato abbastanza interesse per iniziare. Tornassi indietro, sì. Rifaresti le stesse scelte? Rifarei le stesse scelte, ma non riaprirei mai più un conto broker con loro. E a proposito di musicisti, non solo Marco, qui abbiamo un direttore d'orchestra. Eh sì, Sergio ha 37 anni, anche lui viveva di musica e anche lui si è messo in discussione. Ora è trader professionista da 2 anni. Quanto ti ha aiutato la Forma Mentis che ti ha dato la musica nell'avere successo nel trading? È stata totale. Perché la musica ti insegna che non è mai scontato vincere, che devi lavorare molte ore per ottenere un risultato, che nulla ti è regalato. Sono 4 cose che il mercato tutti i giorni ti dimostra. Quindi io sono partito serenamente, ho iniziato a studiare e quindi oggi sono qua. Adesso andiamo invece dal più giovane dei più giovani. Pensate che ha preso prima il diploma da analista tecnico finanziario della SIAT che la patente di guida, no? Lui è Matteo. 20 anni, trader da 2. Da ragazzino invece di giocare alla PlayStation, lui era già sui mercati. Ha iniziato a fare trading, questo me lo dico io perché me l'ha raccontato centinaia di volte, a 13 anni, folgorando il conto del padre, però lezione imparata, no Matte? Sì, assolutamente. Ora ho provato, diciamo, quasi tutti i mercati per poi stabilizzarmi in quello che è il mercato azionario, sia in intraday che poi in multiday. E dal più giovane finiamo il giro con il più esperto nel day trading, che è il nostro Roberto. Di qua Roberto. 36 anni, ex ingegnere per l'autoveicolo, una carriera tra Torino e Detroit e poi decide di lasciare tutto e fare il trader. Tu, come Marco, non vivi in Italia, no? Dove vivi adesso? Io vivo un po', diciamo, un giro per il mondo. Rifletti un po' la vita perfetta del day trader, no? La libertà massima. E fai day trading da? È da quasi 5 anni full time adesso. 5 sì. Anni di esperienza. Con quanto capitale affronti questa sfida? Un po' più di $50,000. Poi con la leva a 4 volte possiamo arrivare a un potere d'acquisto di intorno a $200,000. Grande, grazie. Da questi racconti possiamo tirar fuori 2 informazioni molto importanti. La prima è che per far trading non è necessaria una laurea in economia, ma non serve in generale una laurea. Questo però non vuol dire che far trading sia semplice e sia alla portata di tutti. Il trading non è una bisca clandestina, non è un gioco d'azzardo, ma è una vera e propria professione. Per farla c'è bisogno di studiare, hanno studiato tutti quanti, hanno studiato tantissimo. Questo dipende da voi, dipende da ognuno di noi e da quanto tempo ci impegniamo. Quanto tempo ci applichiamo. Ok, mancano ancora diverse ore all'apertura dei mercati, quindi ne approfittiamo per capire meglio cosa succede oggi. Partiamo dalle basi, faremo day trading. Che cosa significa? Allora, innanzitutto la base del trading consta nel fatto di comprare appunto un determinato prodotto X, aspettare, no, che il prezzo salga e quindi trarne vantaggio dalla variazione del prezzo. In quanto tempo però? Che cos'è? Come siamo nel day trading, quindi parliamo su base giornaliera, ciò che in pratica dovremo fare è evitare di portare ogni tipo di operazione al giorno dopo, quindi l'investimento va chiuso in giornata. Quanto dura mediamente l'operazione di un day trader? Potrebbe durare dai 10 minuti come anche ma 2 ore. Perché sappiamo che il trading è molto psicologico, è molto emotivo, no? E in questo il day trading è molto, da molte più pressioni emotive e psicologiche rispetto al trading, quello di lungo termine, di medio-lungo termine, in cui le posizioni durano più di un giorno, no? Ed è lì che arriva l'ostacolo del trader neofita. Nel momento in cui ha dei profitti tende a chiuderli prima, perché appunto è vittima di ansia, ma nel momento in cui sta perdendo spera terribilmente che il prezzo gli si giri e gli vada poi in suo favore. Ma è una cosa che non succederà quasi mai. Noi però abbiamo la possibilità di seguire da vicino dei professionisti che oggi, come ogni giorno, divideranno la giornata in 3 parti. Una parte di preparazione,
una parte di operatività, quindi dove si fanno i trade, e una terza parte di revisione dei trade fatti. E allora, sono le 12, mancano 3 ore all'apertura dei mercati e seguiamo la fase 1, la preparazione. Sul mercato americano ci sono oltre 7500 azioni. Come fai per filtrare queste azioni e trovare quelle che sono le 5-6 più interessanti del giorno? Abbiamo dei filtri e in generale proprio delle regole. Possiamo quantificare in 7 regole, dare un'idea, diamo appunto un'importanza molto molto pronunciata a quello che si definisce il gap, no? Quindi la differenza percentuale tra la chiusura, il prezzo della giornata precedente e la previsione di apertura della giornata attuale, successiva. Un altro filtro interessante è quello dei cosiddetti volumi, no? Di scambio già in premercato. Per farla semplice, il pre-market, ossia la fase di mercato prima dell'apertura ufficiale, è un mercato più limitato, dove non puoi fare tutte le cose che puoi fare nel mercato ufficiale. Non ci operiamo, ma per noi è stra fondamentale analizzare quello che sta succedendo nel pre-market per andare ad individuare quelle che sono le azioni più interessanti e studiare già l'operatività, la strategia che andremo ad applicare quando aprirà il mercato. Ad esempio, una delle azioni selezionate è Tesla e questo è il suo grafico nel pre-market. Volumi importanti, andamento piuttosto forte. La mia idea è quella di una possibile continuazione rialzista. Questo chiaramente, Robby, vuol dire che non è apri il mercato e compri Tesla, guarderai Tesla. Se poi Tesla fa quello che prevede la tua strategia, quindi viene incontro a quelle che sono le tue regole di setup per comprare, allora la comprerai, altrimenti non la tocchi. Esatto. Adesso sono l'1-10. Se dalle 2-2.30 inizia la fase di performance assoluta, prima bisogna nutrirsi, bisogna mangiare. E quindi usciamo a prendere un po' di aria. I ragazzi scelgono un pranzo solo apparentemente leggero. Roberto invece, prima di entrare in azione, sta a digiuno, quindi ne approfitto per fare due chiacchiere e parlare di chi si avvicina per la prima volta al trading. Uno degli errori principali, proprio concettuale, è quello di sottovalutare l'importanza di una base educativa forte, no? Mi sono trovato a parlare con ragazzi traders di cripto e mi hanno detto: beh, noi compriamo perché Bitcoin prima o poi sale. Per me questa non è una strategia. Quante persone hai formato? Guarda, io mi trovo a collaborare in contemporanea con una community degli Stati Uniti d'America dove sono diverse migliaia di persone. E poi adesso più di recente abbiamo lanciato Io Investo con Segnali di Trading, la nostra community, 6 mesi fa. E abbiamo già 200 persone che ci hanno dato fiducia. Perché le persone si avvicinano al trading? Tantissime persone lo fanno perché vogliono avere più tempo libero a disposizione, vogliono avere più libertà. Chiaramente poi ci sono tante altre persone che magari vedono il raggiungimento di qualche obiettivo molto più materiale, no? La Lamborghini, il Rolex, e quelli sono tipicamente quelli che hanno più probabilità di fare grandi danni rispetto ad avere grande successo. Tra chi lo approccia nel modo giusto? C'è chi inizia a fare trading come secondo lavoro? Ce ne sono tanti, ho conosciuto anche baristi che magari lavorano solo alla sera o alla notte e poi di pomeriggio fanno trading. Nel nostro gruppo abbiamo un'infermiera di Palermo, lei ha cominciato con noi 6 mesi fa. Adesso chiaramente ha già acquisito una certa consapevolezza e maturità, quindi sta iniziando a mettere insieme anche dei buoni numeri. Tra 1, 2, 3 anni, magari la stessa infermiera, con la costanza e la perseveranza, potrà addirittura vedere il suo lavoro da infermiera come, no? Come arrotondamento dello stipendio da trading, e non il contrario. Rientriamo alla base, perché il tempo per parlare è finito. Il mercato statunitense sta per aprire e tra poco si va in scena. Ragazzi, bocca al lupo a tutti e buon trading. Forza! Mancano 15 secondi. 5 secondi all'apertura, 3, 2, 1, via, aprono i mercati. Tutti i ragazzi sono davanti ai monitor, occhi fissi sui grafici delle 4-5 azioni selezionate nell'attesa di intercettare le giuste condizioni per entrare, cioè investire dei soldi. Intanto Roberto ha una difficoltà in più, perché mentre analizza è lì in diretta sui social a far da telecronista sull'andamento dei titoli che ci interessano. Abbiamo avuto un primo test rialzista sia per Tesla che per Nvidia. Nvidia sta andando proprio a testare il livello di cui parlavamo poc'anzi. Tesla che sta provando a tenere tale livello è decisamente in forza. Se vi immaginate un momento frenetico, il classico compra e vendi, la realtà non è questa. Silenzio, concentrazione e attesa del momento giusto, che arriva per Sergio. Abbiamo Sergio che è entrato nel trade. Ha trovato una condizione favorevole, quindi ha investito ed è entrato. Siamo solo a metà strada, può ancora andare bene o male. Quindi ora massima concentrazione per arrivare a chiudere la posizione, cioè vendere le azioni e guadagnare dall'operazione. Sarebbe a 16.20. Sto aspettando che i prezzi arrivano nel livello che lui ha identificato dove prendere profitto. Dopo pochi minuti ecco il momento di svolta. Via,
Finish. Siamo usciti, ragazzi. E quindi ha chiuso la posizione in profitto, guadagnando $260 all'incirca in pochi minuti, rischiandone 150. Che cosa significa questo? Significa che Sergio ha investito un totale di circa $15,000, ma non ha mai rischiato di perderli tutti, perché prima di iniziare l'operazione aveva già fissato una perdita massima di $150, che avrebbe perso qualora l'operazione fosse andata al contrario delle sue previsioni. E questo è il margine che ci si crea quando si fa trading. Perdere poco quando sbagliamo, guadagnare di più quando guadagniamo, quando abbiamo ragione. Quindi per lui oggi è fatta, esce dalla stanza e allenta la tensione. Esatto, sì, un po' di zuccheri per recuperare. Come abbiamo visto, ha comprato quasi subito. Intorno al sesto minuto dopo l'apertura ho aperto una posizione short su CCL, è durata circa 4-5 minuti più o meno. Questo profitto di oggi è la normalità rispetto ad una tua solita giornata? Sì, rientra in una normalità. Psicologicamente non bisogna puntare ogni giornata a fare l'operazione della vita, ma più operazioni fatte bene in maniera ripetitiva, perché tanto alla fine, anche se noi operiamo giorno per giorno, dobbiamo guardare i nostri risultati nel lungo termine. Questo significa evitare l'azzardo e capire quando non ci sono le condizioni per comprare. Si può essere profittevoli anche stando una giornata con le mani in mano, quindi ho tutta la serenità di stare ancora a seguire. Se ne vale la pena, entrerò in qualcosa, ma altrimenti domani è un altro giorno. Mi sembrerà strano, ma è passata solo poco più di un'ora e la partita, per oggi, potrebbe chiudersi qui, con solo l'operazione di Sergio. Le oscillazioni si riducono, così come si riducono anche le opportunità. Ma a un certo punto, un colpo di scena. Roberto, il veterano del gruppo, al 95esimo minuto individua uno spiraglio e si infila. Il titolo che stava seguendo Roberto in watchlist, quindi Tesla, ha fatto la prima parte del movimento che prevede la sua strategia, quindi si è mossa, come potete vedere, verso l'alto con forza, quindi stava aspettando che facesse esattamente questo movimento. Quindi a questo punto l'idea è semplice, i prezzi sono a 446 per azione, Roberto sta aspettando che scendano verso area $443, dove ha posizionato il suo primo ordine. Se arriveranno lì, in automatico acquisterà il titolo, quindi entrerà in posizione aspettando che poi riparta verso l'alto. L'idea è quello di acquistare sulla debolezza e vendere poi non appena i prezzi si dovessero rimuovere verso l'alto. Ecco, siamo entrati nel trade. Quindi hai acquistato? Ho acquistato. Ho acquistato 150 pezzi. Che fa? Circa $60,000. Robby, abbi pietà di me. Importa sfiga. Arrivato a questo punto che ha iniziato l'operazione, Roberto deve semplicemente aspettare che il titolo faccia il suo corso. Ha già pronti in macchina gli ordini per vendere in profitto e gli ordini per vendere in perdita. C'è infatti il famoso stop loss, cioè se il grafico scende oltre un certo punto, il sistema vende in automatico. Nella peggiore delle ipotesi sarebbe una perdita, sì, ma contenuta intorno ai $200. Quindi come vedete tutto pianificato, non si lascia niente al caso, sia se le cose vanno bene, se le cose vanno male. Occhio al grafico, se la linea è rossa, va giù fino a questo punto, il software vende portando una perdita. Se il grafico invece sale e la linea è verde e raggiunge quest'altro punto, è profitto. Vediamo se ci dà la soddisfazione o se decide di darci ancora un po' di... Ecco, non ce l'ha potuta dare la soddisfazione. Siamo di nuovo vicini a tale area. La linea verde sale, siamo molto vicini alla chiusura. Guarda. E ce l'ha fatta. Operazione chiusa con un profitto. Grande, no? $325 ci porta. $325 con un'operazione durata all'incirca 10 minuti. Con i cameraman intorno. A rompere i coglioni. Quindi hai rischiato di offrire l'aperitivo, ma abbiamo trovato di offrire l'aperitivo. Certo. La giornata di trading è finita, ci siamo immersi in quella che è la giornata tipo di un day trader. Alcuni hanno fatto operazioni, altri no, alcuni hanno avuto problemi tecnici, ma è normale, mentre invece altri non hanno avuto i giusti setup, le giuste opportunità. E poi abbiamo avuto invece Sergio e Roberto che hanno fatto due trade. Quindi a questo punto ci andiamo a riposare tutti quanti, andiamo a fare un bel aperitivo e domani inizia un nuovo giorno, una nuova giornata di day trading. Ciao ragazzi. Grazie.